Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Oggi altro lavoretto semplice e veloce sulla Panda seconda serie 1300 Multijet. Andiamo a sostituire gli ammortizzatori posteriori. Ha già fatto tutto Fabrizio, il proprietario dell'auto. Lavoro decisamente semplice. Due bulloni da andare a svitare, uno sopra e uno sotto l'ammortizzatore stesso, con qualche piccola attenzione. Ad ogni modo vi faccio vedere quelli vecchi. Ecco qui, uno e due. Li abbiamo sostituiti con un paio della Japco Ascica. Questi qui, come potete vedere, sono andati, non compressi, non si estendono più. In più vi faccio notare che una volta estesi, ecco qui, si vede chiaramente la macchia d'olio. Bando alle ciance, iniziamo subito, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Rimossa la ruota, ci sono due bulloni da andare a svitare, questo qui sopra e l'altro sotto. Prima di farlo, allora, se abbiamo l'auto su quattro ruote, quindi poggiata, non abbiamo problemi. Andiamo semplicemente a svitarli. Ma se siamo sul ponte o comunque alziamo l'auto per lavorare in comodità, dobbiamo andare a comprimere poco poco la molla, utilizzando un crick da fossa se siamo, come in questo caso, su un ponte. Oppure, se abbiamo l'auto su dei cavalletti, basta un semplice crick da auto per andare a sollevare poco poco la sospensione. E allora, esagonale da 17, e andiamo a mollare poco poco il bullone sopra, senza toglierlo del tutto. Successivamente ci spostiamo su quello sotto e con un'esagonale da 19 possiamo andarlo a svitare e togliere completamente. Quindi finiamo di svitare il bullone superiore e rimuoviamo l'ammortizzatore vecchio. Ecco qui, ammortizzatori nuovi, sono della Japco Ascica. Prima di andarli ad installare, andiamoli a comprimere e decomprimere un 5-6 volte. Think that I'm finally feeling good again. Avviciniamo i bulloni con la pistola ad aria compressa e infine li stringiamo con la chiave dinamometrica. Diamo una spazzolata al tamburo perché è abbastanza vecchiotto e arrugginito e prima di montare la ruota andiamo a mettere del grasso ramato. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you.
I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on, cause I do feel less broken. I needed a sign, and this is the sign that I'm here. Bene, anche questo video finisce qui come sempre, like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi sempre qui sotto in descrizione. Facendo così aiuterai a far crescere il canale supportandolo, perché Amazon ci restituirà una piccolissima percentuale su ogni acquisto. Infine ti invito a seguirmi anche su Instagram per altri contenuti, ti lascio sempre qui sotto il link. Grazie e alla prossima!